Il colonnello pilota Kadrig Revo Sondrio, croce al valor militare, medaglia di bronzo, medaglia d'argento, medaglia d'oro. Forte emozione a Tresivio nell'imponente santuario dedicato alla Madonna di Loreto. Sabato 10 dicembre sono stati ricordati gli aviatori decorati al valor militare della provincia di Sondrio, oltre a personaggi di spicco del mondo dell'aviazione. La Santa Messa celebrata da Don Augusto Bormolini, parroco di Tresivio, nutrita la rappresentanza dell'aeronautica militare guidata dal generale Idalo Lazzari. Generale, per voi questa è una giornata molto importante. Sì, la Madonna di Loreto è la protettrice di tutti gli aviatori in generale, non solo dell'aeronautica militare, ma però per noi è un sentimento particolarmente sentito, rappresenta quello che noi sentiamo dentro per tutto quello che si fa e sempre sotto questa ala protettrice di cui sentiamo sempre la presenza. Questo ci conforta e ci spinge ad essere sempre più rispondenti a quello che è la nostra missione. Per la seconda volta abbiamo organizzato questa cerimonia per ricordare tutti gli aviatori decorati al valor militare. La prima volta è stata l'anno scorso, l'abbiamo ripetuta quest'anno con la speranza che diventi una tradizione. Abbiamo ricostruito un po' la storia, aviatori decorati, addirittura abbiamo 3 medaglie d'oro. Il 10 di dicembre, in occasione della Beata Vergine Maria Nera di Loreto, che è protettrice di tutti gli aviatori, sia civili che militari, ma anche patrona dell'aeronautica militare. Toccante la poesia di Etta Sondalini, suo padre Ettore, capitano pilota di Chiuro, perse la vita durante una missione. Con l'aereo ti inarcavi, così mi salutavi. Volevi per me le cose più belle. Una è qui con me, l'ho messa su un altare. Solo i miei occhi la sanno guardare.